Alla foresteria del girasole di Montecchio Maggiore, Piero Montagna, il responsabile Hobby Cross, una delle ultime gare, abbiamo ancora tre gare di campionato, alle nostre spalle lo sfortunato Zordan assieme a Rigone, il direttore di gara. Allora Piero, siamo qui ai girasole di Montecchio Maggiore, è ritornato Zordan a guardare la gara chiaramente, ma cosa ci dici di questo campionato, come sta andando, ci sono problemi? No, in linea di massima il campionato procede nella norma. Qualche pilota forse un po' fuori categoria, però ormai portiamo a termine il campionato così. E per il resto penso che ci vorrebbe un po' più di correttezza tra piloti. Non siamo qui per avere chissà che risultati. La categoria hobby dovrebbe essere una categoria di divertimento, di puro e semplice divertimento. E qualcuno ci mette un po' troppo agonismo. L'agonismo va bene, però quando è troppo è fuori luogo. Per puro divertimento. Sì, è vero, la categoria hobby cross, in genere hobby significa hobbistico e cross perché è legato al fuoristrada. A Zordan invece una parola veloce, la tua condizione è una condizione disastrosa nel pensare che si può fare così con il motocross. È stato un incidente particolare, però insomma dai, speriamo di sentirti dire che ci sarai ancora in pista. Allora, purtroppo le condizioni mi obbligano a non correre più in moto. Mi dispiace immensamente, però come vedete sono qui perché voi meritate comunque la presenza del pubblico e di chi vi sta vicino, perché state facendo delle grandi robe. Piange il cuore, purtroppo la moto dovrò appendere al chiodo. Magari qualche giretto, dai, piano piano. Qualche giretto da spenta sicuramente. A Zordan facciamo i migliori auguri di prontissima guarigione, a Piero Montagna invece l'ultima domanda. La serata di oggi, 130 piloti al via, ormai siamo alle battute finali di quello che è il campionato, poi ci fermeremo per la pausa estiva, anche se siamo già in periodo di ferie. È un buon numero, significativo, c'è qualcosa ancora che possiamo recuperare per strada? Allora, il numero, pista qua ai girasoli, può essere un numero abbastanza soddisfacente per la pista, per la struttura, un po' tutto. Secondo me dobbiamo forse migliorare qualche gara sui tipi di impianti. Sentendo i piloti, sono un po' scontenti dei tracciati avuti, anche se più divertenti, però sono un po' al di sotto di quello che si aspettano. Comunque, cioè, in linea di massima il numero fisso più o meno rimane quello. Non è che ci siano perdite. Le perdite sono quelle che ci sono tutti gli anni, con la stagione calda. Il numero va un po'... Sì, esatto. E adesso il problema però che sento vivo nei piloti è il discorso di una pausa troppo lunga per l'ultima gara di campionato. Ecco, lì su quello forse bisognerà lavorare l'anno prossimo. Fare le gare, riuscire a metterle, diciamo, ogni 15-20 giorni, cioè dividerle un po' meglio. Con meno distacchi, insomma, meno distacchi. Allora, salutiamo Piero Montagna, ci vediamo poi alla fine delle premiazioni, perché tu devi rimanere qui, sei un uomo di etichetta di ordine. Salutiamo Motocal Cornedo, cui fai parte, ci vediamo in televisione. Ciao a tutti e buona serata. Un sabra, 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 sab
Cross 250, 10, Roberto Zerimonio. Hitting the line, sending the shivers up and down my spine.